Questi giorni, girando per la Sicilia, mi sono fatto tutta una serie di appunti delle varie problematiche che ci sono e sono partito con un fogliettino che ho scritto Sicilia 1. Dopo ho fatto Sicilia 1, 2, 3, 4, 5. Dopo avevo finito i bigliettini e ho cominciato a fare schede, scheda 1, 3, 4, 5. Poi ho ricominciato e ho scritto S5, nel senso Sicilia 5, 4, 3, 2, 1. Oggi ho aggiunto Sicilia Extra. Adesso non so più cosa aggiungere. La Sicilia, una regione straordinaria, bellissima, meravigliosa, una regione dove avete tutto, una regione che avete a statuto speciale da 70 anni, dove avete tutte le risorse e le capacità teoriche, di poter intervenire rispetto ai progetti di cui hanno bisogno i cittadini siciliani, il popolo siciliano. Il popolo siciliano ha la possibilità di poter decidere concretamente il proprio futuro. Cos'è mancato rispetto a questi in questi anni? Cosa sono mancati? Sono mancati tutto. Cito, questo è il sunto dei 25 pagine, perché sennò non finisco più. Cito un esempio. Un esempio. Questo è un pezzo di carta, foglio A4. A4, A4, vedete? A4. Voi pensate che l'attuale giunta regionale, presieduta, lo dicevo l'altro giorno, dall'innominato, non voglio citarlo, non lo cito perché procedo, che chiaramente no, devo citare. Voglio dire, non ha fatto un pezzo di carta scrivendo: il sottoscritto presidente della Sicilia chiede al governo italiano, rispetto alla legge Pinco Palla Pallino, di poter accedere ai fondi già stanziati per la Sicilia per tutti i nostri ragazzi con disabilità, i non autosufficienti, per le nostre mamme, per i nostri papà, per i nostri nonni, per ognuno di noi. 32,6 milioni di euro persi perché non ha fatto un pezzettino di carta. La burocrazia siciliana, la politica siciliana, questo dobbiamo cambiare, perché le risorse ci sono e avete la capacità di poterle fare, di poterle gestire. Infrastrutture, veniamo da Caltanissetta a qui, una roba allucinante. Qua diceva prima giustamente la buca davanti casa, le buche che sono centinaia di migliaia, meno 40% negli ultimi anni di investimento nelle infrastrutture, meno 40%. Ma dove vogliamo andare? Formazione, salve, salve, salvaci, 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 poveri noi. Sono arrivato. Anche qua, formazione significa sviluppo, significa capacità di tenere all'interno della propria regione, delle proprie case, dei propri territori, i nostri giovani che se ne stanno andando, le persone mature, perché non se ne vanno via solo i giovani. Ma se ne vanno via anche chi ha 40, 50 anni, 60 anni, perché non riesce più a trovare lavoro, non riesce ad avere prospettiva. Una regione dove che è prima nel turismo, se si facessero degli investimenti seri, con le coste, un mare meraviglioso, dove è prima nella produzione agricola, olio, frutta, bio, oggi va di moda il bio. Voi siete primi in Italia e in Europa per la produzione bio. E allora si perde. C'è, ma non si riesce a far sì che questo diventi una risorsa all'interno della regione Sicilia, all'interno della regione, per poter dare posti di lavoro, per poter sviluppare quella che è questo tessuto socio-economico oggi fondamentale e importante. Poi avete una maglia, ci sono i ragazzi con una tuta bellissima qui del calcio. Calcio di dove? Salvo, Cefalù, calcio Cefalù. Un grande applauso per il calcio Cefalù. Giovani, voi pensate
che loro sono in tutta, quindi sicuramente gli auguriamo di vincere il campionato come lo faranno. E vanno in Serie A. E vanno in Serie A. Perfetto. Ma voi invece avete la maglia nera. Avete la maglia nera. Per tante cose, una in particolare, 159 incompiute nella regione Sicilia, prima regione per incompiute, per un investimento di 750 milioni di euro. Ma allora, perché non c'è tutto questo? Per una mala politica. E oggi l'UDC, cambiando, non dando delega a nessuno, ma cambiando i propri dirigenti, facendo sì che ci sia una nuova squadra, che oggi è qui rappresentata da Salvatore Di Carlo, con tanti altri amici che stanno correndo assieme al presidente Musumeci per cambiare questa regione, per cambiarla in modo concreto, per far sì che ci siano le cose serie di cui hanno bisogno i nostri cittadini, il popolo siciliano. Il popolo siciliano oggi deve riprendersi con forza la politica in mano, per far sì che la politica renda concrete quelle che sono i bisogni, e si può raggiungere questo obiettivo. È un obiettivo che si deve raggiungere, non si può più rimandare in là. E oggi noi crediamo che con il voto di domenica prossima possiamo raggiungere questo obiettivo, votando chiaramente l'UDC, votando un amico. E c'è stato un altro dibattito, un altro amico che ha detto una cosa del genere, io te lo dico a te, Salvo, perché credo che sia una citazione molto, molto opportuna e importante. I progetti, un progetto politico, i progetti si condividono, come lo stiamo condividendo anche noi questa sera. Però altrettanto sono convinto che questa sera, oltre ai progetti che stiamo condividendo, stiamo facendo anche un'altra cosa. Gli amici si sostengono. E noi siamo qui questa sera per sostenere un amico che si chiama Di Carlo, Salvatore Di Carlo, Salvo per gli amici, ma scrivete Di Carlo, perché domenica deve diventare il nostro deputato regionale. Quindi domenica